Ciao e benvenuti in un nuovo video della serie Cucito Mai Più Senza. In questo video vi mostro un trucchetto molto semplice e veloce per utilizzare fili di colore diverso sulla tagliacuci se non avete a casa rocchetti dello stesso colore per sorfilare il vostro progetto. Vi ricordo che se volete imparare a utilizzare la tagliacuci c'è il mio corso online Impara a usare la tagliacuci e cuci la t-shirt, lo trovate su www.cucitoespresso.it. Se non avete dei rocchetti tutti dello stesso colore e dovete sorfilare un progetto, potete utilizzare rocchetti di colore molto simile, anche se diversi. Selezionate i tre colori che avete più simili al colore del vostro tessuto, nel mio caso questi tre. Il colore più simile al tessuto, nel mio caso questo colore cru chiaro, va messo nel portarocchetto del crochet superiore. Si vedrà dal dritto della cucitura, eccolo. Il secondo filo di tonalità più simile, nel mio caso questo in beige, va messo nel portarocchetto del crochet inferiore. Si vedrà sul retro della cucitura in tagliacuci. Ecco qui. Il filo dalla tonalità più diversa rispetto al tessuto, nel mio caso il rocchetto in giallo chiaro, va messo nel portarocchetto del lago. In questo modo il filo di tonalità diversa si perderà all'interno della cucitura e praticamente non si vedrà. Ecco infatti che la cucitura finale risulterà perfettamente in tinta con il tessuto anche se il colore dei fili era diverso. Per scoprire qual è la posizione dei portarocchetti del crochet superiore, inferiore e degli aghi sulla tua macchina, controlla il manuale di istruzioni della tua macchina. In questo video, per sorfilare il mio progetto, una sacca zainetto in tela 100% cotone, che ho poi tinto in blu, ho utilizzato tre rocchetti presi dal mio box di rocchetti in cotone di Gutermann. Vi lascio come sempre i riferimenti nell'info box sotto il video. Nel video precedente vi ho spiegato le differenze tra filo in poliestere e filo in cotone e quando conviene utilizzare l'uno o l'altro, sia sulla macchina per cucire sia sulla tagliacuci. Ricordo come sempre che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica, ci sono i miei corsi di cucito online e li trovate su www.cucitoespresso.it. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!